Eccoci qua, buonasera, bentrovati. Trentesimo minuto, l'approfondimento del lunedì. Quest'oggi è un lunedì di rilassamento, perché non capita spesso a Firenze di vincere 5-1. Per cui oggi è una trasmissione veramente di grande serenità, di grande voglia di parlare di calcio e non solo, perché veramente siamo distesi e tranquilli e sereni. Questo anche perché sabato sera alle 22:30 avevamo molti di più di pensieri. Insomma, la Fiorentina vince 5-1 con doppiette di Vlahovic e Chiesa, si è ritrovato il gioco, ma diciamo anche un giocatore molto importante al centrocampo che è Duncan. I due ragazzi là davanti stanno facendo cose importanti in attesa di sabato sera di Fiorentina-Milan. Intanto il Milan sta vincendo 1-0 con il Torino. Parleremo anche di stadio questa sera, gli argomenti non mancano. Rimanete con noi, il tempo di sistemare le ultime cose e poi partiamo. State con noi. Il meglio del design e della tecnologia incontrano l'innovazione dell'ibrido o l'efficienza del GPL nella gamma Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Solo a gennaio Sportage GPL, tuo con finanziamento a tasso zero. Kia, the power to surprise. Eccoci qua, buonasera, ben trovati ai numerosissimi affezionati del lunedì, grandissimi ascolti anche la scorsa settimana, non sarà da meno anche questa sera visto gli ospiti e gli argomenti che tratteremo, partendo subito dal nostro tifoso Leonardo Vonci. Buonasera a tutti. Siccome noi si parla di stadio soltanto quando ci sono i personaggi di riferimento e questa sera, visto che la scorsa settimana Rocco Commisso si è incontrato con il sindaco di Campi, meglio che avere di persona l'assessore di Campi, Emiliano, sì, Fossi. Buonasera. Mi hai degradato. Perché? Ma no, assessore. Ma no, va bene. Va bene. Una piccola defiance. Pardon. Il bello della va bene così. È sempre, allora, è la vita è un'eterna scalata. No, ma poi cioè, il bello della diretta vuol dire che noi non abbiamo preparato niente, se no l'avremmo tagliato. Ciao. Ciao, buonasera. Leonardo Petri. Buonasera. Oggi stai tranquillo. 5-1. Se fai polemica oggi, ti caccio subito. La fo subito. Allora, io mi raccomando, siccome si parla di cose serie, c'è cose importanti, sì, per una volta non la tenete solo accesa la televisione che ci sta guardando, ma ascoltatela anche. Perché è importante non solo avere l'apparecchio acceso, ma anche ascoltare se poi voi volete mandare messaggi. Vabbè. Donato Mongatti, buonasera e ben trovato, un piacere averla qua con noi. Buonasera a tutti. Questa sera c'è materia per lei, lo vedo, ha numerosi fogli e quant'altro, a tutti quello che consente di avere un'argomentazione precisa. Questo mi fa molto piacere, perché cercheremo di fare chiarezza, perché la situazione è molto complicata e a me piacerebbe questa sera veramente che la gente a casa riuscisse a capire come funzionano le cose. Saremo capaci, proviamo, Simone Cerino, buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti, ricordo il numero per intervenire in diretta con i vostri SMS e WhatsApp, che è il 342-1971-871. Allora, io inizierei subito parlando di calcio e poi parleremo di stadio. Sindaco, questa Fiorentina le piace? No, diciamo che l'ultima partita ci ha dato una bella iniezione di fiducia, ecco, è come dicevi tu, insomma, fino a poche ore prima, visti i risultati delle squadre che sono sotto di noi, sicuramente eravamo tutti preoccupati, però insomma il 5-1 secondo me, oltre al valore del risultato, penso serva anche da un punto di vista emotivo a far raggiungere maggiore sicurezza, perché la Fiorentina l'avevo vista un po' impaurita, ecco, cioè l'avevo rivista come
l'ultima fase di Montella, giocatori impauriti, giocatori timorosi, dopo diciamo la serie di partite positive di Iachini, queste serie invece negativa, secondo me l'aveva resi un pochino più insicuri. Quindi il risultato di domenica è importante per questo, fondamentalmente, oltre al fatto che ci danno dei punti che sono una boccata d'aria fresca. Caro Leo, due sconfitte con l'Inter, l'Atalanta e la Juventus, due in campionato e una naturalmente in Coppa Italia, però diciamo che i nostri gioiellini, Chiesa e Vlahovic, sono tornati. Ma guarda, ora stiamo guardando la partita del Milan, no? Sì. Guardate Ibrahimovic come ha svoltato il Milan. A noi ci manca Frank Ribéry da quanto? 4 mesi ormai, cioè non è un'assenza da poco. Alla Juve, se gli levi Ronaldo, gli levi tanta roba. Quindi a noi ci sono mancate anche, abbiamo avuto delle assenze importanti. E poi abbiamo una squadra completamente giovane. Io ho detto tante volte anche a Leo di pazientare un attimino, perché ragazzi che sono arrivati da poco, noi stiamo trovando un grandissimo portiere che forse era stato il migliore in campo. Il portiere, quando ce l'hai buono, è tanta roba. Abbiamo ritrovato finalmente dopo decenni l'ultimo terzino destro decente, è stato Daniele Carnasciali, e abbiamo ritrovato quell'altro, non mi riesce a dirgli il nome perché ha giocato troppo in lei, quello c'è venuto dopo, quello a peli lunghi, vabbè, lasciamo fare il nome. Però diciamo che Lirola, che io l'ho paragonato tempo fa a Lichtsteiner per capacità polmonare e per come di Lichtsteiner, noi tu l'ha detto, ecco. Sì, perché lei è neutrale, lei è della Svizzera, allora, grande e allora passentiamo un attimino. Ieri abbiamo visto un grande un grande giocatore, io tanto gli dicevo, e Danca era un buon pezzo per quello abbiamo da fare noi al momento, è un lusso secondo me. Quindi io sono molto contento e soprattutto faccio complimenti come sempre ai 924 tifosi presenti anche ieri a Genova, grandissimi, hanno fatto 100 minuti di grande tifo. Leonardo Petri, sei sempre critico, però questa volta sono davanti a un 5-1, non andare a trovare proprio il pelo nell'uovo, lo so che tu ti piace trovarlo, però non lo cerchiamo. Fiorentina ammogliati 5-1. Perché la Sampdoria è una selezione di scapole ammogliate. No, allora, io non ricordo una partita in cui alla fine di primo tempo siamo 3-0 per noi senza aver fatto un tiro in porta, sì, vabbè, su azione. Non andiamo a trovare il sottotitolo. Però questo per analizzare la partita. Allora, la Sampdoria aveva iniziato bene, se la rovesciava avanti. Prima azione della Fiorentina, Vlahovic, cross dentro, ce n'era 4 della Sampdoria, una di tacco, gli batte sugli stick a quell'altro. Si sono fatti gol. Bene. Seconda azione, un palla che esce dall'aria lenta, uno con un braccio teso perpendicolare al corpo, rigore. Terza azione, uno un pazzio, da una punzonata, un altro, col pallone andava a fallo laterale, 3-0. Cioè, vabbè, okay. E che tu vuoi dire? No. Cioè, poi non c'è analisi, a Duncan a me è garbato, per l'amor di Dio, un giocatore in medio periodo ci può essere utile, il prossimo anno deve fare panchina, ma quest'anno da qui a maggio è un buon giocatore. Lui, se lui portasse a letto la Ferilli, direbbe dalle caviglie gonfie, capito? Quindi ogni mamma bene nulla, perché io pretendo anche Lirola, io vi voglio bene a tutti, no? Sì. Però un terzino destro che le costava 14 milioni era strano prima. Ora è normale, deve fare di più, perché noi bisogna smetterla di pensare che basti due partite per credere che questi... No, questi devono giocare a campionato ad alto livello, perché giocano nella Fiorentina, che lei è una grande squadra o diventerà una grande squadra. Quindi lì ha iniziato ora... grande società. Bravo, ha iniziato ora a fare quello che deve fare di normalità tutte le domeniche. Poi il secondo tempo, un allenamento il giovedì durano più fatica. Cioè, ma Colley, la Serie A, nemmeno la televisione la può vedere. Sky, le ha l'abbonamento a Colley. Non può guardare la Serie A. Sì, Leo, non puoi essere così. Colley, ma quell'altro coso. Trolley. Ora stai esagerando. Ragneri fa miracoli. Vabbè, dai. Quindi benissimo, tutti contenti, entusiasti, pieni di gioia, perché sono 3 punti e ci migliora la classifica. Ci fanno un gran comodo, però dai. Vabbè. Finiamola lì, non stiamo a analizzare la squadra corta, ma che corto di... Questo non erano buoni, dai. Donato Mongatti, facciamo un'analisi, poi parliamo della materia più importante, che è quella dello stadio, visto la vittoria 5-1, insomma, d'amblè, diciamo, la sua impressione sulla partita? È un successo fondamentale, perché si rischiava di
arrivare in una zona che diciamo psicologicamente non avrebbe aiutato la squadra, e questo ci consente anche di affrontare il Milan con una certa tranquillità se si va a vedere il calendario della prossima giornata, perché le squadre inseguitrici, a parte le due già praticamente retrocesse, hanno tutte incontri proibitivi. Quindi sì, bene così, e speriamo sabato prossimo alle 20:45, se non mi ricordo male, di dare un altro dispiacere al Milan, 2 su 2. 2 su 2, andate e ritorno. Simone Cirino, ci sono dei messaggi e poi così. Sì, moltissimi messaggi. Stasera molto da Campi Bisenzio, chissà perché. Anche abbiamo il primo cittadino. Siamo la Champions sta arrivando a Campi Bisenzio. Le armi in pugno, viva Firenze, maglia verde vince, Mana parte verde. Grande Mana. Lo stadio a Campi, grazie Fossi, Ugo. Altro che 1-5, sabato sera vi si leva noi il ruzzo. Saluti al sindaco Fossi, ormai intimo di commisso, Gio da Campi Bisenzio. È ufficiale, il Petri dicendo che Pradè non deve rimanere il prossimo anno, ha vinto il premio di bischerata dell'anno. Petri Rosicone, Giacomo da Quarrata. Giacomo da Quarrata, lei uno di Eli c'ha l'apparecchio acceso, ma lei a rigovernare. Oh, Petri! No. Giallo, Petri. Ma questo ha speso 90 milioni a gennaio. Anche ieri ha giocato Duncan. Non ma si può. Igor, come era ovvio, è un ragazzo che si farà, non se ne si riparlerà può oggi, a Moena. Leo. Cutrone è chiaramente un giocatore che non andava preso in questo contesto, perché tanto poi a giugno con Kwame sano, Chiesa, Ribéry e Vlahovic, Cutrone un servancè, nel senso non è il giocatore che ci serviva a noi in questo momento. Ragazzi, ma queste sono verità assolute. Poi io, per l'amor di Dio, a Quarrata lui la può pensare come vuole, ma sbaglia. Perfetto. Noi tutti, tolleriamo tutto, anche gli errori. Sbagliano tutti chi la pensa contro di te. Questo ormai è un dato di fatto. Ma ieri, basta vedere ieri, alla fine gioca Vlahovic perché è meglio di Cutrone. In difesa quei tre in questo momento, comunque sia, Igor non può pensare di giocare. Anche, ci vuole anche rincalzi. Dei rincalzi. Benissimo, perché se benissimo succedeva qualcosa 2 mesi fa, tu non sapevi e come fare. Sono per cui io credo che Pradè abbia operato ma io bene non anche 20 per... milioni per pigliare un giocatore che in questo momento, per come gioca la Fiorentina, non va bene. Vabbè. E che rincarcio di che? Cutrone l'ha preso per fare rincarcio a Vlahovic? No, non scherziamo. Se in consiglio comunale tu avessi sempre. Però sulle maglie verdi io. No, sarebbe un bel, sarebbe un ben pungolo. Non si vede, non si distingue i giocatori, si vedeva solo Duncan. Vabbè, con questa ci fermiamo, ci sono i suggerimenti commerciali, rimanete con noi, tra poco insieme parleremo di stadio e di quant'altro. State con noi. Il meglio del design e della tecnologia incontrano l'innovazione dell'ibrido o l'efficienza del GPL nella gamma Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Solo a gennaio Sportage GPL, tuo con finanziamento a tasso zero. Kia, the power to surprise. La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e Logli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere. Thank you.
i lavori di casa mia sono entrato nel mondo degli infissi in ferro e in alluminio e delle ringhiere. Ho scoperto la bellezza di un cancello, ho ristrutturato le scale e mi sono regalato le tende da sole. Poi ho scoperto una novità incredibile, gli infissi in PVC, fantastici e funzionali, tutto in un solo nome, GS di Galardi Simone, un'azienda giovane, dinamica, professionale. GS di Galardi Simone, il mondo degli infissi con novità assoluta, il PVC, a Scandicci, località Olmo, gsdigalardisimone.it. Nuova Kona Hybrid è qui. Nuova Kona 1600 Hybrid con DCT tua da €22.600, solo con finanziamento Hyundai Gold, anche sabato e domenica. Centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Nel dehors esterno o nella storica sala interna, Caffetteria San Francesco può accogliere tutti i vostri eventi, cene aziendali o private, feste e anche catering per tutte le occasioni. Incubo il trasloco. Basta affidarsi ai migliori professionisti. A chi posso rivolgermi? Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello. Ma è fantastico! Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro. Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Car, sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero, sempre pronta a soddisfare la clientela, sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? Car, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. Car, muove la città. Eccoci qua, ben ritrovati Leonardo Vonci, il sindaco Emiliano Fossi, il buon Leonardo Petri, Donato Mongatti e Simone Cerino. Questa è la squadra vincente di questa sera di trentesimo minuto. Partiamo subito della questione stadio. Sindaco, meglio che di lei oggi non poteva avere, giustamente. Ti chiedo, le chiedo. Vi siete rincontrati di nuovo con la proprietà, con commisso. A che punto siamo e soprattutto quello che loro vogliono e quello che voi siete pronti a dare per far arrivare lo stadio a campo. Lei se riuscisse a portare lo stadio a Campi farebbe una roba gigliata, oserei dire. Poi dopo. Ma diciamo, come ho sempre detto e come tendo a ribadire anche ora, anche oggi, la nostra è una proposta sul tavolo per provare a trovare una soluzione a questa situazione dello stadio che mi pare si stia un pochino avvitando su se stessa. Quindi noi ribadiamo il nostro approccio a questo, cioè volta a risolvere un problema. Quindi io credo che la Fiorentina voglia percorrere fino in fondo, provare a percorrere fino in fondo le soluzioni su Firenze, quindi sul capoluogo, come è giusto, naturale che sia. È chiaro che, come dire, non volendo perdere la possibilità di realizzare lo stadio, la proprietà della Fiorentina prova a guardarsi intorno e quindi ha questa interlocuzione con il nostro comune ormai da mesi, che ha visto un ulteriore passaggio molto importante venerdì scorso, che è stato un passo avanti positivo, anzi molto positivo, come mi ha corretto durante le dichiarazioni fuori dallo studio Archea proprio il presidente commisso, perché comunque è stato un passo avanti rispetto anche agli altri incontri che abbiamo fatto nei mesi scorsi e anche nei giorni scorsi, perché ci siamo trovati anche meno di un mese fa. Quindi questo ultimo passaggio è stato un passaggio dove siamo entrati nel merito, ci siamo dati delle tempistiche, sia tempistiche relative alla definizione di un'idea
progettuale di fattibilità di fondo da parte di Fiorentina e poi siamo entrati nel merito di una serie di aspetti, quello dei tempi, quindi per il rilascio dei permessi, sul quale c'è accordo di massima, sia sull'operazione nel complesso, perché quando si fa un'operazione urbanistica, dove ripeto, la trattativa per l'acquisto dei terreni è una trattativa privata tra i proprietari dei terreni in questione, che sono privati, e la Fiorentina, quindi su quella noi non ci mettiamo bocca, quindi non interessa direttamente il Comune deve vedere, individuare il percorso urbanistico, e quindi abbiamo anche, siamo entrati come si fa in ogni trattativa urbanistica, anche nella parte che riguarda quello che devono fare le parti, quindi cosa può fare il Comune, cosa può fare il soggetto che investe, quindi in questo caso la Fiorentina, quindi le questioni legate agli oneri annessi e connessi, e poi anche la parte che è sempre stata nominata quando si parla della Fiorentina eventualmente a Campi, come da altre parti, perché anche alla Mercafil mi pare di aver capito che ci sono una serie di investimenti sulle infrastrutture da fare, non c'è soltanto l'acquisto dei terreni, però abbiamo parlato anche della parte infrastrutturale, quello in questo campo, cosa può fare la Fiorentina, cosa può fare il Comune, cosa possono fare altri enti. Quindi abbiamo definito a larghi margini e in alcuni punti nello specifico l'operazione, e su questo ci siamo trovati sostanzialmente d'accordo. Posso? Sì. Allora, io le chiedo semplicemente cosa non ha convinto ancora Rocco Commis, perché se lui fosse convinto al 100%, fosse convinto che lì nei tempi suoi si potrebbe fare tutto quello che lui vuol fare, non credo ci sarebbe stato bisogno che lui avesse invocato agli altri sindaci di fargli proposte, quindi, o addirittura di pensare di poter fare il bando condizionando, non si sa bene. Però questo dà l'idea che ancora lui non è convinto totalmente di questa soluzione. Cosa ha, a tuo avviso, lo frena ancora su questa soluzione? Io infatti non ho mai detto, neanche stasera, che l'operazione è chiusa. Tutt'altro, quindi è stato un passo avanti importante, positivo, molto positivo, quindi un passo avanti concreto nella possibilità della sala a Campi, però naturalmente non è che l'operazione è conclusa e quindi su questo deciderà liberamente la Fiorentina e il Presidente Commisso, come ha dimostrato di essere, assolutamente libero nelle scelte, cosa secondo me molto positiva. E quindi io penso che principalmente non sono la testa di Commisso, e quindi è bene queste cose le dia il diretto interessato, però io penso che principalmente voglia appunto capire quanto è percorribile la possibilità fino in fondo di avere lo stadio a Firenze, quindi in città, nel capoluogo, perché non sfugge a nessuno il fatto che sicuramente veniva a Campi o dare un altro comune della cintura urbana, lo dico io per primo, cambia poco da un punto di vista della collocazione, perché poi alla fine siamo sempre la stessa grande città, però da un punto di vista simbolico, politico e di passaggio storico rappresenterebbe una novità assoluta, e quindi non è una cosa di poco conto, e questa cosa credo non sfugga nemmeno a Commisso, che è sicuramente statunitense, una mentalità diversa dalla nostra, però ha capito bene quali sono i giusti tassi da pigiare e le sensibilità che non bene urtare. Anche perché altro, perché obiettivamente è un passaggio importante, quindi io penso che potrà scegliere anche di andare fuori dal capoluogo quando sarà convinto che sul capoluogo non ci sarà proprio nulla da fare. Io credo questo. Poi, naturalmente, questa è l'interpretazione che do io, assolutamente sincera, cioè quello che penso. Anche perché poi vorrei anche aprire e chiudere subito la parentesi, che se dovesse veramente accadere che lo stadio si fa a Campi, in questa legislatura Nardella in un colpo ha perso la Fiorentina, perché il centro sportivo lo fanno a Bagnacopoli e lo stadio lo fanno a Campi, per cui insomma anche a livello politico, diciamo, cioè, non è che sicuramente capisco se il ragionamento, se fosse lei nelle parti di Nardella sicuramente non dormirebbe serenissimo. Capisco il ragionamento, però al tempo stesso noi dobbiamo davvero immaginare e sforzarci di immaginare che siamo di fatto un'unica grande città, cioè se realizzassero lo stadio a Campi o a Sesto Fiorentino o in un altro comune della cintura, sarebbe lo stadio di Firenze, non sarebbe lo stadio di Campi, sarebbe lo stadio di Firenze a Campi Bisenzio, ma sarebbe lo stadio di Firenze e della Fiorentina, è questo che noi dobbiamo avere in testa. Questo poi rimane e rimarrà, al di là delle
diatribe politiche, delle situazioni di passaggio. Io credo che bisogna guardare le cose in lunga prospettiva. Aspetta, dopo abbiamo due domande, io ce l'ho una domanda bellina. Fa l'opposizione. Io, come sempre, poi mi trovo sempre io. Perché ci vuole il cattivo, no? Donato Mongatti, cos'è che non convince Commisso a prendere la Mercafin? E spostarsi all'idea del sindaco? Andrebbe chiesto a Commisso, dato che ad oggi ci stiamo lavorando. Lui che parla appunto di fast, giustamente deve valutare quali opzioni gli si prospettano davanti, ma e mi potrà confermare sicuramente anche il sindaco Emiliano Fossi, una pubblica amministrazione fino a che non ha tra le mani uno studio di fattibilità dove vede nei fatti quello che il proponente avrebbe intenzione di fare, anche le risposte che può dare sia in termini che di costi che di tempi sono insomma non assolutamente circostanziate. A Firenze si parte teoricamente da uno stadio da 35.000 posti e 30.500 metri quadri di superfici utili lorde suddivise tra 18.300 metri quadri di commerciale, 8.000 di direzionale e 4.200 di turistico ricettivo, rimodulabili in ragione del 20% in base a una legge, non sto a citare. Però c'è da spostare il mercato, invece che una macchina c'è da spostare il mercato. E secondo me, però questa è una ipotesi che faccio io, lui non è convinto dal discorso dei costi, perché dopo se andremo avanti cercheremo, si vede che i costi ci sono dappertutto, ma dal problema di non poter intervenire su un'area libera e quindi quando sarà liberata lui deve capire se tempi, costi e rendita qual è l'area che gli può garantire il miglior risultato. E uno può prendere in considerazione qualsiasi area, ogni area ha i suoi pro e i suoi contro. Sì, ma però l'area del sindaco qui presente c'ha un vantaggio, a mio modo di vedere, che essendo già libera, il costo dell'abbattimento che ha dall'altra parte, l'abbattimento è di suo investimento, perché di spesa sua l'abbattimento, dall'altra parte ce l'ha già libera, per cui è una spesa in meno che lui ha. Sì, però ad esempio a Firenze dicono che il parcheggio lo realizzerà il Comune di Firenze. Fare un parcheggio da diciamo 7.000 posti, quanto costa? Anche se prendiamo una media di 3.000 euro a posto auto, viene fuori delle cifre piuttosto significative. Certo. Oltretutto occupa una superficie importante, se poi vogliamo fare un parcheggio multipiano e quando, magari i costi aumentano leggermente. E poi c'è la redditività. Quanto frutta il commerciale a Firenze rispetto a Campi Bisenzio? C'è grandissima differenza, ce n'è poca. Queste sono cose che deve studiare chi ci mette soldi. Certo. Per forza di cose. Allora, noi ci dobbiamo fermare, ci sono i suggerimenti commerciali, questa discussione la riprendiamo dopo la pubblicità. State con noi. Il meglio del design e della tecnologia incontrano l'innovazione dell'ibrido o l'efficienza del GPL nella gamma Sportage. Kia Sportage, sempre più Sportage. Solo a gennaio Sportage GPL, tuo con finanziamento a tasso zero. Kia, the power to surprise.
Caffetteria San Francesco, centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 7 alle 20. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero. Sempre pronta a soddisfare la clientela. Sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? CAR, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. CAR, muove la città. Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, Donato Mongatti, entriamo più nel vivo specifico, vorrei fare delle domande al sindaco, lo sfruttiamo stasera. Certo. Poi ci sono altre domande, prenderemo anche le domande dei telespettatori che sono numerosi. Simone Cerino li sta naturalmente selezionando con grande attenzione. Con grande cura. Anche lei, Petri, so che fa delle domande. Prego. No, ho ascoltato con piacere le sue dichiarazioni, sindaco, quando è uscito da... in compagnia del presidente della Fiorentina dallo studio dell'architetto Casamonti e ha detto che sono state illustrate quelle che possono essere, chiamiamole, criticità, problemi da risolvere e le soluzioni. Quindi io vorrei entrare nel merito e vorrei che ci spiegasse quali problemi può causare, ovviamente, fare uno stadio a Campi Bisenzio e porta 40.000 persone al triplice fischio finale, contemporaneamente vogliono tornare a casa, e quali sono le soluzioni che il Comune Campi Bisenzio, con l'aiuto ovviamente di chi di dovere, può mettere in atto per creare una struttura funzionale e capace di accogliere quello che la conferenza dei servizi prescriverà in caso si dovesse andare avanti verso questa strada. Ma allora, intanto, quando si parla di Campi bisogna sempre renderci conto che cos'è Campi. Cioè, Campi Bisenzio non è comune sperduto in una landa desolata. Campi Bisenzio è all'interno del cuore produttivo della Toscana, che è quest'area qui che sta tra Firenze, Prato e Pistoia. Tutti gli anni da Campi transitano tantissime persone. A Campi c'è il centro commerciale Gigli che tutti gli anni ospita circa 20 milioni di visitatori, quanto il centro di Firenze. 20 milioni di visitatori l'anno, quindi c'è il centro commerciale più importante d'Italia a Campi. Quindi già oggi il sistema della viabilità c'è, naturalmente ha degli elementi di criticità che devono essere migliorati anche nella situazione attuale, e lo stiamo facendo, perché ci sono in atto tutta una serie di interventi importanti, però è chiaro che se viene a collocare all'interno di quest'area una struttura come lo stadio devi portare delle migliorie e quindi devi permettere alle persone che si muovono, perché c'è una parte che si muove verso gli stadi attraverso i mezzi pubblici, una parte che comunque si muoverà attraverso il mezzo privato, anche se hai un servizio perfetto di mezzi pubblici, e quindi noi dobbiamo trovare le soluzioni che permettono sia l'uno che l'altro. Per quanto riguarda i mezzi privati, stiamo lavorando e ragionando intorno a un sistema appunto di parcheggi, perché l'area eventualmente interessata è un'area molto estesa, quindi si parla di circa 38 ettari, quindi è un'area permetterebbe una serie di interventi, oltre che per lo stadio, anche per un sistema di parcheggi, io dico
non parcheggi interrati, già parcheggi in superficie, circa 10.000 posti auto, che hanno un costo inferiore a quello che citava prima, cioè non sono i 3.000 euro posto auto, sono un bel po' meno, ma comunque, insomma, al di là di questo c'è questo aspetto qui. E poi c'è tutta la parte dei collegamenti viari, quindi avremo la necessità di raddoppiare, avremo nel caso in cui lo realizzassimo, il viale Allende, avremo la necessità di migliorare il sistema di trasporto pubblico. Ricordo che c'è già in atto la progettazione per la realizzazione della tranvia, quindi nel caso noi dobbiamo lavorare per permettere con la tranvia di servire le persone che vanno verso lo stadio. Quindi quando noi abbiamo detto all'uscita dall'incontro con Commisso, negli studi di Archea, che abbiamo tratteggiato i contorni dell'operazione e alcune cose andando nello specifico, vuol dire che ci siamo trovati d'accordo su tutto da un punto di vista dell'impostazione, che non vuol dire che lo stadio si fa a campi, perché quello è la scelta, dicevamo prima, che fa il presidente Commisso, fa la Fiorentina sulla base di tutta una serie di valutazioni. Ma sulle sollecitazioni che ci ha fatto Fiorentina nell'incontro dell'altro giorno, c'è un accordo di fondo che ci dovrà portare da qui a tempi relativamente brevi ad avere un supporto progettuale, quindi un elemento, uno studio di fattibilità che permetta poi di fare quei passaggi che diceva anche lei prima, cioè chiaro che un comune si muove quando ha qualcosa su cui muoversi, non sui confronti, le parole, seppur piacevoli, ma se c'è un elemento di fondo dal quale far partire non solo un iter urbanistico, ma anche tutta una serie di passaggi con altri enti che sono necessari, perché quando si parla di realizzare uno stadio di questo tipo, con questa capienza, appunto, si tratta non dello stadio di Campi, si tratta dello stadio di Firenze, della Fiorentina, dove, come dire, sono interessati nel senso buono del termine, hanno necessità di interessarsi e quindi di mettersi a disposizione anche tanti altri enti, dalla città metropolitana alla regione, via. Quindi questo è chiaro che nel dettaglio quello che abbiamo immaginato di poter fare ne lo parleremo e lo espliciteremo nel momento in cui sarà possibile farlo, perché avremo uno studio di fattibilità che ci permette di avviare il percorso, e quello sarà il momento in cui espliciteremo tutti i passaggi, tutti i dettagli, cose che oggi sarebbero, secondo me, fuori luogo e anche un po' noioso per le persone, perché sentirebbero un elemento di dettaglio dove forse ci si capirebbe, io, lei, loro, sicuramente l'architetto che è fuori dal dietro fuori onda, ma poche altre. Però per quanto riguarda il trasporto, che indubbiamente ha un ruolo fondamentale, quello pubblico, se io penso alla tranvia, ancora deve partire i lavori per la linea che da Firenze arriva alle Piagge. La linea che arriva a Campi Bisenzio è quella successiva, dalle Piagge andrà verso Campi. Il presidente della Fiorentina dice sempre fast. Se si deve aspettare la messa in esercizio della linea della tranvia che arriva a Campi Bisenzio, i 4 anni prospettati dal presidente della Fiorentina li vedo molto difficili. E poi lei prima diceva dei 20 milioni di visitatori, di clienti ai Gigli. Sembra ultimamente, ascoltando insomma quello che dice il presidente della Fiorentina, che oltre allo stadio lui sia interessato a costruire delle opere accessorie un tanto commerciale. Quindi due domande in merito: come la prenderebbero quelli dei Gigli, avendo a pochi minuti di auto strada, certo, un centro commerciale gli farebbe concorrenza? E ultimo aspetto, dato che recentemente c'è stata una grande notizia per il comune di Campi Bisenzio, ha vinto il ricorso contro l'aeroporto anche per questioni ambientali, i vari comuni della Piana supportati da quelli dei comitati eccetera, chiedo al sindaco Fossi, non è che ha paura che poi questi comitati e magari qualche sindaco vicino, che indubbiamente sarebbe influenzato dalla mobilità che per forza di cosa dovrebbe passare dal suo comune, tentassero di mettere i bastoni tra le ruote e facessero rallentare o saltare questa iniziativa? Allora, ci sono più aspetti che ha sollevato. Diciamo che la questione del ricorso al TAR e poi Consiglio di Stato vinto, tutti e due passaggi di giudizio dai comuni hanno fatto ricorso,
è un aspetto che, come dire, con lo stadio scende relativamente, tra l'altro è una delle cose che molte volte sono state riportate sui media sbagliando, che l'eventuale rotte, quindi il cono di volo nel caso in cui ci fosse stato il potenziamento dello scalo di Peretola, quindi con la pista parallela convergente, questo avrebbe creato una conflittualità con l'eventuale sindaco. Mi scusi, cosa... se la fermo, ma mi deve essere spiegato male. No, arrivo. Quindi, ma no, non lo dico perché poi, siccome queste cose l'avete sollevate tante volte, ora l'avete già dimenticato, però dicevate una cosa, chi lo diceva, non ricordo se anche lei, sbagliata, perché non c'entrava nulla. Comunque, c'è stato il Consiglio di Stato che ha tolto ogni qualsiasi dubbio. Io dico questo, la questione dell'aeroporto è una cosa che riguarda alcuni aspetti. Se il potenziamento di Peretola è stato respinto in doppio passaggio dal Consiglio di Stato, non è per gli aspetti della cementificazione, sono aspetti idrogeologici, urbanistici, della viabilità e delle rotte. Questi sono gli aspetti che sono stati ritenuti insufficienti nel processo di via, cioè la via è stata fatta male, nonostante si siano impegnati per farla. Ma evidentemente quel tipo di intervento aveva questi problemi, il che mi fa dire che anche se si riparte da zero sarà molto difficile arrivare a un esito diverso, detto per inciso. La questione dello stadio è una possibilità, è un'opportunità, non cambia molto nel fatto che te lo stadio lo possa realizzare alla Mercafield piuttosto che a Campi da un punto di vista dell'intervento, quello è. Quindi io credo che sia una bella possibilità, una bella opportunità, questo lo dico io. Se viene fatto in uno dei comuni con Termini, a Firenze, se lo fanno a Firenze benissimo, io sono contentissimo, perché secondo me lo stadio ci vuole uno stadio nuovo, uno stadio di proprietà, io la penso così, da fiorentino e da tifoso. Penso che se viene fatto in uno dei comuni con Termini, che sia Campi, che sia Sesto, un altro comune, è un'opportunità, perché diamo l'idea che la Firenze non finisce nelle mura domestiche fiorentine, ma va oltre, e noi siamo Firenze, e quindi è un passaggio, ha una valenza anche storico-politica, sarebbe straordinaria. Quindi questo io penso, e quindi non credo ci saranno molte polemiche o molte complicazioni dal punto di vista dei rapporti istituzionali, anzi sarà vissuta, penso, quando, se ci fosse la possibilità, ci sarà la possibilità, i contorni assumeranno, secondo me, colori molto positivi da questo punto di vista. Poi è chiaro, ogni volta che fai un'opera e fai un intervento, ci saranno una serie di persone che non saranno d'accordo, quindi i comitati, non comitati, i cittadini, questo è normale. Ogni volta che fai un intervento, i sindaci sono abituati, noi stiamo facendo un intervento molto più piccolo nel nostro territorio, di realizzazione di un intervento in buona parte commerciale, dove anche lì ci sono radunati dei comitati cittadini, ma è legittimo, con queste persone ci si parla, ci si confronta, alcune volte si trovano dei punti di incontro, altre volte no, però poi è la normalità delle cose. Quindi io non ho questo genere di preoccupazioni, io penso che questa sia una grande possibilità, una grande opportunità per l'area fiorentina, ovunque questo si faccia. Campi ha dato la sua disponibilità e non è una competizione. Cioè, io non è che devo stare qui a difendere la scelta di Campi perché lo voglio con tutti i modi a Campi e batto i pugni come un bambino sul tavolo e scuoto le ginocchia perché voglio lo stadio a Campi in tutti i modi. Io ho detto, la nostra è una possibilità, è una situazione di disponibilità, dove, per esempio, sui collegamenti, sulla tranvia, i tempi sono tempi che teoricamente coincidono. Poi è chiaro che di realizzazione della tranvia con quelli di realizzazione dello stadio. Poi è chiaro che le opere hanno dei tempi programmati, bisogna vedere se vengono rispettati, ma guarda caso i tempi coinciderebbero di realizzazione della tranvia con l'eventuale stadio. Quindi io porto quello che c'è in atto. Quindi ci voglia 6 anni all'incirca per farla da quando si comincia? No, allora, i tempi della tranvia sono 2024, la realizzazione della tranvia a Campi, il collegamento con Campi. Poi sono uno che dice che sono degli interventi talmente importanti che... Ci hanno messo quell'altra prima, escludiamola. Non voglio fare lo stucco, non mi interessa nel ribattere punto su punto, non mi interessa, perché la mia non è questa la mia intenzione e non è quello che fa il partigiano di Campi, tutt'altro. Rispondevo soltanto alla sua domanda, che il 2024 è quello previsto dalla cronologia, dalla roadmap per la realizzazione della tranvia verso Campi. Poi sono uno che dice che è chiaro, quando fa interventi di questo genere, e non è detto che si rispettino i tempi, però la previsione è quella. Quindi, e sono uno che dice che dovunque lo fai lo stadio, compreso la Mercafield, come abbiamo visto, dove se lo fanno alla Mercafield, a me va bene, ma dove vediamo anche alla Mercafield che
viene detta è servita molto meglio che di un'ipotesi Campi, però anche lì degli investimenti, degli interventi devono essere fatti, è stato anche questo uno degli elementi di discussione tra la Fiorentina e il Comune di Firenze. Quindi io credo che la nostra sia una disponibilità, che non è perfetta, ma è una possibilità. Se la Fiorentina la riterrà soddisfacente, lo si farà e tutti si adopereranno per realizzarlo. Ecco, una volta deciso si adopereranno. Se la Fiorentina lo deciderà e lo farà da un'altra parte, a me andrà bene uguale, perché a me non mi cambia nulla. A me però io invece volevo chiedere, allora, ma non mi cambia nulla perché ti cambia la vita, l'ipotesi dello stadio a Campi non era minimamente pensabile fino a poco tempo fa, e io vivevo bene uguale, nel senso che il nostro comune per fortuna è un comune che è un comune dinamico, dove ci sono 3600 aziende, dove il livello di disoccupazione, detto in una parolaccia, è fisiologico, bruttissima parola, vuol dire che comunque le cose vanno meglio da altre parti. Però... quindi io non è che faccio la battaglia per lo stadio a Campi, perché ho bisogno della svolta. Se c'è questa possibilità, per questo dico, mi cambia poco, perché fino ad oggi le cose stanno andando bene, con tutte le criticità che hanno le situazioni. È chiaro, se c'è lo stadio, questo è un salto ulteriore. Però io la metto davvero e la ribadisco. E chi non l'ha capita in questo senso, mi dispiace, la nostra è una disponibilità volta a risolvere eventualmente un problema. Se viene ritenuta con i crismi giusti, si fa. Se non viene ritenuta con i crismi adatti, non si fa, si fa da un'altra parte. Basta si faccia. Perfetto, con questo basta si faccia ci dobbiamo fermare. Incombono i suggerimenti commerciali. Rimanete con noi, tra poco di nuovo insieme. Quando i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivin Duo, rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti e puoi passare rapidamente da KO a OK. Vivin Duo, quando il gioco si fa duo. Dopo l'influenza non riesco a ripartire. Io sì. Sustenium Plus, l'integratore energizzante con l'aggiunta di creatina. Sustenium Plus, la spinta che ti serve. È Menarini. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine, te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini, tante idee regalo, il pane fresco, una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio, il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Dal 1966 Tipografia Mecocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e professionalità. Deplian, cataloghi, calendari, libri, manifesti, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. Eccoci qua, ben ritrovati. Io volevo fare i complimenti al sindaco perché qualche mese fa avete inaugurato il ponte Mezzana Perfetti Ricaso, che è quello, la credo, una cosa che era anni doveva essere, e devo dire molto comoda. Eh sì.
per me che viene sì, sì, alla televisione, molto, anche perché questa è una battuta, ma non la deve prendere come, cioè, quando uno viene via dalla televisione alle 18 arriva a Scandicci alle 22, alle 20, cioè da qui, ma è l'uscita è vero, fabbriche. Purtroppo cui, è un problema, ma non per dire siamo uguali agli altri, purtroppo è un problema di tutta l'area, che di tutta l'area, se poi capita a dicembre, diciamo, uno mangia un panino per la strada e qui c'è esatto. Se capita, esatto, ridosso l'ultimo dell'anno, sì, rischia di stapparla pure. No, per questo, a parte le battute, no, no, era, bisogna no, lavorare. Noi stiamo per già lavorando per migliorare la viabilità, come diceva lei, la mezzana perfetta di Casoli. Tra poco inaugureremo, tra qualche mese, la bretella di Capalle, che detta così dice, ma che dice? È importante perché non serve soltanto ai campigiani, ma serve nei collegamenti tra campi e prato. Facciamo, molto oltre importante. Al calcio a questo punto, e poi altre pubblico cose servizio, in programma, esatto. Sì, volevo dire solamente una cosa, ma lascio la parola a Donato e a Leonardo. Intanto volevo dirti che la mantella che ho è consumata dall'acqua che ho preso, quindi urge un nuovo stadio. E poi, quando si fa chi non salta il bianco-nero, diamoci una regolata, ragazzi, perché lo stadio, visto da fuori, c'ha delle crepe incredibili. Io mi ci a pregare prima di entrarci. E poi non ti scappi male andare al gabinetto, perché abbiamo già mandato le immagini. Sì, ma dalle immagini non si capiva l'odore, capito? Ah, vabbè, quello non si può fare. Lo racconterò dopo. Vabbè, Scusate l'interruzione. Ma lei dà del tu al sindaco, come mai? Perché siamo amici. La prima volta, io penso una delle prime volte alla radio. No, era una battuta. Con Marzio Brazzini. C'è chi lo chiamerebbe Emi. Sì, no? Sì, vabbè, ma noi siamo persone serie. Io ne conosco diversi. Vabbè, certo, ma noi le amicizie quando siamo in televisione diamo del lei per educazione e per rispetto. Leonardo Petri, vuole fare una domanda al sindaco? Fare una domanda, approfittiamo. Però l'aspetto tecnico, tanto lo lascio tutto a Donato, è sicuramente molto più preparato di me, ma mi interessa l'aspetto umano e politico, perché sarebbe quella dello stadio a Campio una cosa epocale e quindi avrebbe dei risvolti politici importantissimi, perché non è vero, secondo me, che non ti cambierebbe politicamente tutto, perché oggi sei il sindaco di Campi, dopo saresti uno dei politici più in vista della regione toscana, per iniziare, quindi saresti sotto i riflettori, avresti magari molti più amici, ma magari anche tanti nemici, quindi anche potenti. Ti chiedo, sei pronto ad affrontare? È pronto. Hai la forza politica per imbarcarti in un percorso di questo tipo? E se sei pronto anche ad affrontare una situazione che comunque ti potrebbe veramente cambiare dal punto di vista umano e politico la vita? Ma allora, io per chi mi conosce lo sa, non faccio mai scelte che hanno a che fare con un tornaconto personale, cioè non è quello che mi muove in primis. Questo potrebbe sembrare belle parole in bocca a un politico, ma è così, diciamo. Quindi io faccio le scelte che sento giuste in quel momento, da quelle politiche interne al mio partito a quelle da amministratore pubblico. Quindi ho sempre fatto questo, provando a fare le scelte più giuste e da sindaco le scelte migliori per il mio territorio, provando sempre ad allargare lo sguardo, cioè non ho mai guardato all'amministrare solo e esclusivamente ristretto al mio comune, anche perché se avessi guardato a quello, quindi al quieto vivere, appunto per questo dicevo prima, allora me l'avrebbe fatto fare di fare questo passaggio. L'ho fatto perché non è nato dal niente, prima è nato da un'interlocuzione con la Fiorentina, quindi non è che io mi sono presentato dicendo oh, vorrei farlo stare a Campi, mi garberebbe. È chiaro che è nato da un'interlocuzione seria con la Fiorentina, dove ho vagliato che anche dalla parte della Fiorentina c'era un interessamento che era sicuramente in secondo ordine rispetto a quelli su Firenze, ma c'era un interessamento per Campi e da lì mi sono mosso. Sono mosso su due direttrici. La prima è quella di fare delle scelte che potessero essere appunto, avessero una ricaduta positiva sul mio territorio. La seconda, provare con questa scelta, io l'ho sempre vista così e l'ho scritto anche, l'ho detto anche, e scrissi proprio un fondo su Repubblica, perché è il giornale che ospitò questa riflessione nei giorni successivi alla prima uscita del sottoscritto sullo stadio, dove dicevo che secondo me questa era l'occasione che doveva essere presa dall'area metropolitana, la città metropolitana e dal sindaco metropolitano come l'occasione storica per ricucire il rapporto tra Firenze e il contado cosiddetto, lo dico in forma un po' ironica, ma davvero per uscire da quella diatriba storica
che ha guardato in Cagnesco il contado verso Firenze e Firenze ha guardato il contado come un qualcosa dove collocare solo funzioni scomode. Questa è l'occasione per ricuscire, quindi l'ho sempre vista, la continuo a vedere anche come un passaggio politico importante. Naturalmente ognuno può avere un'idea diversa su questo e mi può rimproverare mille cose, però io l'ho sempre vista in questa direzione. Quindi io nella scelta sapevo benissimo che poteva, nella scelta di, come dire, di potermi candidare a questo tipo di situazione, sapevo e so benissimo che può dispiacere questa posizione a alcune posizioni, non posso rimanere simpatico a qualcun altro, ma io ho sempre fatto le scelte in questa direzione qui. E anche all'interno della politica ho sempre fatto le scelte, mi sembrava giusto fare. Non sono mai stato uno che va dietro alla scia del personaggio più forte del momento, più potente del momento. Ho sempre fatto le scelte sulla base della mia coscienza e questo continuo a fare. Quindi non mi preoccupo da questo punto di vista. Le chiedo i rapporti con Nardella come sono? Ma diciamo che sono stati migliori, questo sono di sicuro. Stati migliori. Sono stati migliori perché sicuramente non è sfuggito un elemento di irritazione, di fibrillazione, come ho detto anche l'altra volta quando venni qui. Secondo me da un lato comprensibile perché è chiaro che il sindaco di Firenze punti tanto, molto sulla possibilità di realizzare lo stadio nuovo a Firenze. Però non ha colto appunto quest'altro aspetto che dicevo prima, che ho provato a fargli arrivare più di una volta, che questa poteva essere una scelta che poteva dare un passaggio storico, poteva segnare un passaggio storico anche per lui. Quindi io credo che poi la politica si fa, almeno la vedo così, si fa sul piano appunto politico, non sul piano personale. Quindi se a un momento magari di freddezza come questo, sicuramente verranno momenti più di calore, perché c'è sempre stato un buon rapporto, ci si conosce da fin da ragazzi, iniziava a fare politica più o meno nello stesso periodo, siamo stati nelle segreterie di federazione insieme, siamo stati, come dire, si è fatto anche un percorso parallelo politico. Quindi quindi ecco, le chiedo un'altra cosa: come mai lei è sempre stato contrario all'aeroporto? Perché non per un pregiudizio ideologico. Io non sono uno antisviluppo. Anche perché mi sembra un sindaco giovane, sa benissimo. No, no, ma io non lo vedo come. Basta che tiri un po' di vento, non è per un pregiudizio ideologico, non sono appunto uno antisviluppo. Faccio il sindaco comune che ha una capacità attrattiva, come dicevo prima, così. Cioè, non è che io mio. Quindi io sono però, da un lato, perché lo sviluppo faccia sempre più rima con sostenibilità, con la parte ambientale. Questo, se no, credo si vada a poche parti. Quindi io credo ci debba essere sviluppo, ci deve essere la crescita, ma questo deve fare rima con sostenibilità e con la parte ambientale. Quindi questo spiega l'opposizione che abbiamo fatto insieme ad altri sindaci, che appunto sono sindaci che governano comuni come questi, e anche più importanti da un punto di vista numerico d'abitanti. Pensa al sindaco di Prato, insomma, anche, o al sindaco di Sesto, al sindaco di Calenzano, insomma, sono tutte persone che governano comuni importanti, che hanno una forte vocazione anche industriale e economica. E quindi perché appunto non c'era una visione pregiudiziale, ma c'era l'idea che quel tipo di opera fosse stata progettata male, fosse incompleta. E quindi e purtroppo ci è voluto il Consiglio di Stato e prima altare, quindi la giustizia amministrativa, decretando il fallimento della politica, perché dovrebbe essere la politica che riesce a trovare una soluzione, non delegarla alla giustizia amministrativa. E purtroppo è andata così. Ci è voluto il ricorso alla giustizia amministrativa per dire che appunto quel tipo di percorso era stato fatto male, era incompleto e quindi non dava le garanzie, perché quando fa un'opera di questo genere devi dare le garanzie giuste ai territori per poterlo fare, poterlo realizzare. Quindi se non ci sono le garanzie, in primis quelle ambientali, quindi dell'impatto ambientale, ma anche tante altre che sono state sollevate dalle varie prescrizioni che sono state individuate. Era per curiosità, perché come diceva il buon Petri, se riuscisse a portare il Real Madrid a Campi, però a Terana Bologna, era una battuta, ma lui poi fa una statua equestre da vivo. Allora ci dobbiamo fermare, ci sono suggerimenti commerciali e poi naturalmente ancora le vostre domande, i messaggi da parte di Simone Cerino e quant'altro. State con noi e tra poco. Nuova Kona Hybrid è qui. Nuova Kona 1600 Hybrid con DCT tua da 22.600 euro, solo con finanziamento Hyundai Gold, anche sabato e domenica.
La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e Logli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere. Sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero. Sempre pronta a soddisfare la clientela. Sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? CAR, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. CAR, muove la città. E incubo il trasloco. Basta affidarsi ai migliori professionisti. A chi posso rivolgermi? Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio. Oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica. E c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello. Ma è fantastico! Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro. Zeus Traslochi. In via Bocci 105, zona Careggi. Centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Perfetta in tutte le stagioni, disponendo di un dehors esterno riscaldato e di uno spazio interno di grande pregio storico. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Eccoci qua, rush finale, con la sua giacca, con le bollicine Ferranelle, tutto a posto? Trasmissione effervescente, quindi. Simone Cerino, diamo un attimo spazio ai tantissimi amici che ci seguono da casa. Ringrazio tra l'altro anche Saverio Pestugia, Viola News, che ci fa, grazie a lui, siamo nel mondo. E salutiamo anche il buon Rocco Commisso, che probabilmente ci seguirà a quest'ora, lui ci segue sempre dagli Stati Uniti, per cui insomma lo salutiamo. Presidente, mi raccomando, noi siamo sempre a disposizione, le volte volessi dire qualcosa, come siamo a disposizione se Dario Nardella o chi per lui ha seguito la trasmissione e vuol replicare, noi siamo naturalmente a disposizione. Prego Simone Cerino. Fossi, facci lo stadio per favore, grazie, il Pecora. L'incognita maggiore nella Mercafir è, oltre allo smaltimento delle coperture in cemento, l'amianto, eccetera, eccetera, quello della bonifica del terreno ed eventuali ritrovamenti archeologici. Incertezza di costi e tempi. Max. Buonasera. Nardella deve pensare che anche Campi è Firenze. Oscar. Grande Emiliano, hai parlato benissimo, sei un grande e adesso facci lo stadio. Fast, fast, fast. Marchino. Emiliano Fossi, Premier. Ma ci sarebbero le infrastrutture a Campi per lo stadio? Piero. Parliamoci chiaro, la Mercafir è una trappola sotto troppi punti di vista, politico, di costo, di tempi e ricorsi al TAR. Alessio. Ma di cosa parliamo? Al campo di Marte con 35.000 persone allo stadio è tutto bloccato.
probabilmente Campi è più adatto anche a creare nuove strade. Claudio da Sesto. Vuole rispondere, sindaco, su questi messaggi oppure... No, vabbè, sai, no. Fa piacere tutte le cose belle che dicono, però insomma, a parte delle cose, del no? Gioco, certo. Gioco, esatto. Certo. Donato Mongatti, lo vedo che lei mi guarda con attenzione perché... No, prego. Volevo ritornare prima, certo, su quel discorso dell'ipotesi, perché ho la sensazione che, oltretutto, come ha detto il sindaco, con 38 ettari a disposizione, il presidente della Fiorentina si lasci prendere la mano con le strutture extra stadio. E quindi come può essere compatibile una cosa del genere con un grandissimo centro commerciale dove lei ci ha appena detto che vede 20 milioni di clienti ogni anno? Potrebbe essere un problema o un'opportunità? Ma allora, diciamo che mi pare non sia un mistero che la Fiorentina vede in questo tipo di intervento la possibilità naturalmente di realizzare la parte sportiva, che è quella prevalente, però anche tutta una serie di strutture annesse. Questo è stato uno degli elementi di discussione anche in riferimento all'eventuale investimento sulla Mercafir. Quindi questo credo sia un po' il format con cui si muove la Fiorentina, quindi la parte sportiva, lo stadio e quindi una parte commerciale, quindi dove immagino albergo, parte diciamo dello store, eccetera. Quindi questo naturalmente è una delle cose di cui abbiamo discusso e anche su questo c'è una visione che coincide tra l'ipotesi che ci ha fatto la Fiorentina e le possibilità che noi abbiamo sul nostro territorio, quindi c'è stata quanti una... metri quadri? No, questo si vedrà dopo. Lo dico. Una notizia, perlomeno una notizia. Però ecco, io credo che naturalmente non sfugge a nessuno, tantomeno alla Fiorentina e neanche al centro commerciale Gigli, che appunto c'è una realtà importante sul nostro territorio, ma io non vedo conflittualità. Tra l'altro ho avuto modo già anche di parlare più volte con la proprietà e comunque con i dirigenti a cui fa riferimento il centro commerciale Gigli e non mi pare di vedere una preoccupazione di questo genere. Ecco, tra l'altro ci vediamo anche domani per altre cose dove sicuramente discuteremo anche di quest'altro aspetto. Un sogno, scusate se vi interrompo, ma un tifoso. Io, siccome Campi è sempre, quando venne la volta scorsa Emiliano, Campi per noi della Fiesole è sempre stato un posto che ci ha regalato dei tifosi magnifici, e, anche se non è, se era di Narnali, grande Stefano Biagini, e Marco Ballerini, Sanzio, tra i fondatori degli Ultras che poi hanno portato il tifo, se oggi c'è la curva Fiesole è grazie a questi personaggi, non solo, ma a Narciso Parigi. Quindi ecco, la tribuna Narciso Parigi e la nuova curva Fiesole, i Biagini, Ballerini, sono dei miei sogni, ma sono dei sogni legati ai dei personaggi dei Campi che a rammentarli ho il nodo alla gola. Quindi si parla di un comune che è un feudo Viola, il grande Francesco Flachi, quindi voglio dire, è nato e cresciuto dei grandi cuori Viola, e sarebbe molto bello avere lo stadio dentro Firenze, perché Campi è Firenze, qui siamo a Campi, eppure siamo a Firenze, voglio dire, quindi viviamo la realtà, e io mi auguro che questi comitati non gli vanno a bere nulla, gli scavi, le cose, che rompi meno le scatole, perché la Fiorentina è la cosa più importante per noi fiorentini. Quando c'è una grande Fiorentina possiamo avere un grande stadio, una grande squadra, questo è il nostro sogno, perché la Fiorentina è terapeutica per tante persone che purtroppo la domenica sono, che non possono venire allo stadio, che non sono impossibilitate. La Fiorentina è medicina per i fiorentini, quindi guardiamo ad aiutare questo evento e non di mettere i bastoni tra le ruote. Comunque devo dire la verità, che io non voglio entrare in merito pro o contro i comitati, però devo dire la verità che già in Italia è difficile fare le cose, poi si inseriscono anche i comitati e si blocca praticamente, si paralizza tutto il paese. Cioè, questo è, ora lei non può darmi i ragione, però sono espressione di democrazia. No, io credo che anche a Bagnarripoli, io ogni tanto passavo prima che Commisso acquisisse il centro sportivo, il terreno, cioè, c'era della gente a dormire dentro ed era tutto allo stato brado, perlomeno si è dato anche un'immagine, una pulizia, una situazione di bello, no? Però c'è stato i comitati che anche lì hanno messo i bastoni tra le ruote. Io credo che obiettivamente sempre fermare i lavori. Però secondo me è troppo cinetico.
Sì. Ci sono delle motivazioni, dei comitati che esprimono delle tesi condivisibili, altri che invece sono strumentali, non si può fare tutti tutto. È possibile, non va mai bene niente. Cioè, io dico questo, poi dopo ognuno ha le sue idee, però mi sembra no? Comunque diciamo che no, allora è chiaro che i comitati raggruppano cittadini che si muovono su un tema specifico, no? Quindi hanno una visione settoriale. Quindi io credo siano comunque la si pensi la dimostrazione di un'attenzione da parte dei cittadini. Poi è chiaro, nei processi di governo ci devono essere delle scelte e ci sono anche dei sistemi per coinvolgere gli stessi cittadini e i comitati nelle scelte. Ci sono dei processi che vedono appunto l'applicazione di meccanismi partecipativi, che vedono anche il rivolgersi e quindi far parte del processo decisionale anche degli stessi comitati, degli stessi cittadini. Quindi sì, appunto, la generalizzazione poi rischia di non rendere merito neanche a sì, ciò che in realtà succede. Perché se lui cambia nel senso unico della strada, sì, non vive, fa il comitato, sì, si incatena. No, assolutamente. Però c'è un'altra cosa che diceva, secondo me, Leonardo, è molto bella. Cioè, io penso che il tema della memoria sia un aspetto fondamentale. Giusto, anche, cioè, anche nel calcio, anche in una storia bella come quella della Fiorentina, ecco, ci sono personaggi e personalità, naturalmente Narciso Parigi che è scomparso da pochi giorni, tra l'altro appunto campigiano, originario di Campi, è una figura straordinaria, però anche persone hanno fatto parte del tifo organizzato e hanno costruito, sono un pezzo di storia della Fiorentina, come rammentava prima Leonardo, secondo me sarebbe bello ricordarle di più e anche vedere dei momenti di intitolazione di alcune parti importanti della vita della Fiorentina, appunto a Marco Ballerini, a Pompa, insomma sono figure leggendarie che hanno dato tanto. Sì, no, le volevo chiedere, visto che lei più volte si è incontrato con Commisso, no? Come lo vede Commisso in questi ultimi incontri, sempre più grintoso per questa cosa? No, perché mi piace, perché no. Anche capire quando viene, pare... si fa o non si fa. Insomma, naturalmente, come dire, il mio è una conoscenza certo. di alcuni incontri, quindi non posso dire di conoscere così le sfaccettature del carattere del Presidente della Fiorentina, però quello che posso dire, e l'ho sempre visto anche nell'ultimo incontro, sicuramente molto vigoroso, molto convinto e molto determinato, con una carica assolutamente forte, quindi come dire, da quel punto di vista lì non ho visto cambiamenti, una determinazione ad andare avanti a realizzarlo questo stadio, perché quello che capisco da lui lo reputa fondamentale per il futuro della società. Ci sono dei messaggi, Simone Cerino, perché siamo addirittura di arrivo, manca pochi minuti. Ti comunio e sei già ovunque su qualsiasi sito di punta. Anche perché la trasmissione, devo dire la verità, insomma, è la trasmissione di punta, è il salotto del lunedì del calcio, questo qua. Prego, Simone. Sì, parliamo di stadio. Il problema è che non vogliono fare uno stadio, ma un centro commerciale, un albergo, appartamenti, eccetera, eccetera. No. Si chiama speculazione? Non so, ma qualunque sindaco può farlo fare? Ci sono delle regole da seguire sul commercio o per Commisso si deroga? Mauro. Chi si deroga? Ma ai campigiani cosa ne verrebbe di migliorie con lo Stato? Un maggior valore della proprietà o più confusione? Io ne farei a meno. È bello della democrazia, ci saranno quelli d'accordo, ci sono quelli contrari, ci saranno quelli incerti. Comunque è chiaro, non si tratta di una speculazione, è chiaro che ogni intervento verrà fatto seguendo la normativa vigente, nessun tipo di differenza, vorrei vedere. Certo. Quindi, no, tra l'altro, è stato citato delle cose nel messaggio della persona non corrette, cioè di appartamenti. Ma anche di sì, assolutamente che di cosa direbbe, non mi pare. Sì, vabbè, ognuno potrà valutare se l'eventuale ricaduta a uno stadio ha più ricadute positive e negative. Per se ma, stesso, quello, però, ma quello voglio dire. Avanti, avremo modo di affrontare. Sì, no, volevo dire all'ascoltatore che la famosa burocrazia che tanto ci fa arrabbiare, però serve anche per evitare di fare degli scempi urbanistici come magari fanno in altre nazioni anche molto lontane dall'Europa. Perché bisogna fare la valutazione ambientale strategica, la valutazione impatto ambientale, cioè si studia cosa può sono elementi di garanzia facendo una determinata elementi cosa. Di garanzia assoluta. E si cerca di fare una cosa al meglio affinché l'impatto sull'ambiente e su
una città sia sostenibile. Prego. Volevo dire una cosa. Ma lei può dire sempre... Sabato sera sarà un po' la partita del cuore, perché onestamente vedere Pioli e Iachini, per i quali abbiamo fatto il tifo, vederli in panchina, anche se Stefano verrà in veste di avversario, ma non sarà mai quando un avversario. Pioli faceva coppia centrale con Luppi. Con Luppi. Quindi sarà un grande momento, il Milan verrà accolto nella solita maniera e si merita, ma Stefano Pioli sarà sempre un uomo che farà parte della storia della Fiorentina e lo ringrazieremo sempre per come ha gestito quei momenti terribili della vicenda di Astori. Quindi sarà un momento molto bello. Ieri vedere Beppe in mezzo a Genova acclamato dopo un 5-1, rimasero tutti sugli spalti per potergli dedicare quel grande applauso. Questo è il calcio che ci piace a noi, ecco. Perfetto, siamo addirittura d'arrivo. Ringrazio Leonardo Bonci che è stato con noi. Sindaco Emiliano Fossi, è stato un piacere. Grazie, piacere mio davvero. Ti aspetto, prossimamente. Torno sempre volentieri. Questo ci fa piacere. Leonardo Petri, grazie. Buonanotte. Donato Mongatti, buonanotte. Grazie, a tutti, buonanotte. Grazie. Simone Cerino con la raucedine, ma naturalmente sempre lì presente. Si avvia nulla. Allora, io mi fermo qua. Ricordo che il Milan in questo momento sta vincendo 1-0 con il Torino. Noi ci ritroveremo lunedì prossimo per commentare Fiorentina-Milan. Grazie a tutti e buonanotte.